Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, a quanti di voi sarà capitato almeno una volta nella vita di fare qualche figuraccia? Penso a tutti quanti. E in questo video praticamente io vi dirò 5 mie figuracce che ho fatto nella mia vita, partendo da quella che secondo me è un po' meno figuraccia a quella che secondo me lo è di più. Intanto vi voglio ringraziare perché ho notato che siamo arrivati a 20 iscritti, perciò se il mio canale vi piace, vi interessa i video che faccio, iscrivetevi al mio canale perché più siamo meglio è. Figuraccia numero 5. Quando avevo 11 anni mi ero messa in testa che volevo diventare una cuoca da grande, perciò un pomeriggio mi ero messa in cucina, ho detto, mo devo preparare delle patate fritte, perché quelle che faccio io non le fa nessuno, sono buonissime. E vabbè, mi sono messa a fare le patate, le ho sbucciate, poi ovviamente le dovevo mettere a cuocere. Mentre si stavano cucinando, io ho visto un piccione fuori al balcone. Ah, che bello, un piccione! Sono uscita fuori, che bello! Mi sono messa praticamente a giocare col piccione e le patate si sono bruciate. È venuto mio zio praticamente a controllare, a vedere quello che facevo. Ma ho trovato le patate praticamente nere, e io fuori a giocare col piccione tranquillamente. Figuraccia numero 4. Allora, una volta io dovevo andare a Chitiscalo sempre con mio zio. Solo che io, come tutte le donne, tacchi, noi donne, proprio con siamo fissate e io mi sono messa praticamente dei tacchi, non erano neanche molto alti, erano così. Mio zio mi fa: ma sicura che tu ci sai camminare con quei tacchi? Non è meglio che ti metti le scarpe basse? E io: no, no, tranquillo, io ci so camminare. Praticamente non avevo fatto bene i conti, perché un conto è camminare che tu vai a una festa, mettiamo. Un altro conto se tu devi raggiungere un posto usando i mezzi pubblici, quindi devi camminare un di più e altre cose. Praticamente, mentre stavamo proprio raggiungendo la fermata, non so come ho fatto, non ho visto il palo e non ho visto neanche il marciapiede che di colpo si abbassava e praticamente io me ne sono andata di faccia, letteralmente di faccia. Allora, come sono fatta io, che io non so tollerare il dolore proprio, cioè a me un minimo mal di pancia, urlo così. Allora, che cosa è successo? Chiaramente mi faceva male la ferita, sotto il ginocchio pieno di sangue, però non era nulla di grave. E si sono fermate le macchine in mezzo alla strada. Una di loro è scesa. No, tranquilla, tranquilla. Forse dobbiamo andare al pronto soccorso per una ferita così piccola, un graffietto. Però da come urlavo ho fatto spaventare tutti. Da allora cerco di andarci piano con i tacchi. Figuraccia numero 3. Allora, praticamente Capodanno di quest'anno si erano rotte le luci natalizie che stavano all'esterno. Era la vigilia di Capodanno per l'esattezza, quindi non proprio quest'anno, diciamo la fine dell'anno precedente. Allora, ci stava pure il mio fidanzato, cioè stavano tutti in sala. Mio zio, ma perché deve stare sempre in mezzo mio zio? Non l'ho neanche capito io, vabbè. Cioè, sempre lui deve stare in mezzo.
Mi fa, guarda, mo tu mi devi fare un favore, io mo vedo di sistemarle, però tu mo devi prendere, diciamo, la presa, cioè la spina più che altro, devi staccarla e me lo devi passare molto delicatamente, perché altrimenti ci giochiamo le luci. E io, sì, tranquillo, tranquillo, soltanto che, diciamo, ho notato che il filo proprio di quella luce stava un po' intorno all'albero. Come glielo passo? Per la fretta, io che cosa ho fatto? Guardate che muscoli. Ho alzato l'albero per prendere il filo, per farlo passare direttamente sotto, perché mi sembrava l'idea più diciamo, consona. Tutto un tratto l'albero ha cominciato a precipitare. Alla fine l'albero fidanzato, mio zio, la mia mamma, tutti quanti prendere l'albero. Cioè, alla fine, qual è stata la mia reazione? Mi sono messa a ridere perché di solito quando combini qua, cioè, rido per non piangere. Cioè, mo che ci ripenso, mi viene da ridere naturale, però non ci posso ripensare, ma come cavolo si fa? Tu te riprende l'albero, per fortuna che non è svenuto. Quest'altro è pure una figuraccia che è avvenuta esattamente invece proprio il giorno di Capodanno, però non di quest'anno, qualche anno fa. Cioè, sempre Capodanno, però tornando indietro nel tempo. Allora, io praticamente ho paura dei rumori improvvisi. Soltanto che io sono pure fissata, che quando si fa una festa, sto sempre col telefonino. Ah, che bello, faccio la foto, faccio la foto. Vabbè, allora, stavo col telefono. Allora, noi di solito festeggiamo che compriamo le fontane, compriamo i vulcani, diciamo i classici fuochi d'artificio che si vendono, quelli non proprio pericolosi, che però danno l'idea di iniziare un nuovo anno nel migliore dei modi, anche se di solito inizia sempre male. Praticamente, però queste fontane, anche se non sono pericolose, fanno un po' di rumore. Allora mio zio, ma sempre lui deve stare in mezzo, e va bene. Allora, che cosa fa lui? Praticamente ha acceso a mia insaputa, perché io stavo col telefono a controllare i messaggi di auguri. Ma che bello, quello mi ha fatto gli auguri, finalmente si è ricordato di me. E io quindi non ero concentrata a quello che succedeva. Alla fine questa fontana ha cominciato a scoppiare. No, non fraintendetemi. Era normale che facesse quel rumore. Cioè, uno immagina scoppiare, oddio, hai preso una fontana difettosa. No, no. Io per lo spavento stavo col telefono tipo così. Mi è volato il telefono dalle mani. Me lo sono tirato qua. Quindi ho iniziato il Capodanno proprio nel migliore dei modi, ragazzi. E siamo arrivati adesso alla figuraccia numero uno, che secondo me quella è stata proprio la più eclatante di tutte. Mi è successo proprio l'altro giorno. Allora, per chi non lo sapesse, dove faccio io pittura? Praticamente è un palazzo dove la gente ci abita e all'ultimo piano ci sta questo studio. Allora io prendo l'ascensore, come faccio sempre, a un certo punto si ferma. Io però non sapevo. Cioè, si ferma. Però immaginavo di essere arrivata. E va bene. Ci stava un signore con un cane. Io, tutta convinta che fosse il piano giusto, esco. Mi guardo intorno. Ma questo non è il piano che conosco io. Dove sono finita? Cioè, non sapevo dove mi trovavo. Cioè, perché tutta convinta esco.
questo piano, non è il piano. E vabbè. Allora cosa ho fatto io? Prima di tutto non sapevo a che piano stavo, quindi. Allora io cosa ho fatto? Ho mandato un video messaggio al mio fidanzato. Che è quello quando praticamente l'ha ricevuto, mi ha risposto, dice tu sei un cinema. Perché praticamente io ho mandato un video messaggio molto breve dove dicevo che mi ero persa, cioè a lui, che abita chilometri e chilometri di distanza, quindi anche ammesso che voleva aiutarmi, non sapeva come doveva fare. Allora che cosa ho fatto? Invece che fare come fanno tutte le persone normali, tra virgolette normali, mi rimetto dentro l'ascensore, premo l'ultimo piano e alla fine arrivo a destinazione. Cosa ho fatto? Ho fatto le scale. E quindi ogni piano che salivo, cioè non sapevo ero arrivata oppure no. E quindi alla fine è andata così. Adesso, mo, come fanno tutte le persone normali, cosa farebbero? Non farebbero vedere il video messaggio. Però invece io ve lo voglio mostrare, il mio video dove, disperata, dicevo al mio fidanzato che mi ero persa. Quindi buona visione, ragazzi. Aiuto, mi sono persa. Non so dove sono scesa, non so niente. Bene ragazzi, io spero che il mini video vi sia piaciuto e spero anche che questo video vi sia piaciuto, proprio così ovviamente l'ho fatto per scherzare, per sdrammatizzare certe cose e quindi ci rivediamo al prossimo video.